parlato dei tanti legami tra Napoli e Genova, le tante similitudini e le tante cose che possiamo fare insieme. C'è stato un gemellaggio oppure... No, non c'è bisogno di gemellaggi, sono due città di mare, sono due città che hanno anche tanti tratti simili, indipendentemente dalle idee politiche di chi le governa. Considerando che adesso però Genova ha un grosso problema. Come no, infatti abbiamo espresso anche oggi nuovamente la solidarietà e la vicinanza di Napoli e del suo popolo, al popolo di Genova e ovviamente al suo sindaco. Oggi pomeriggio alla stazione marittima si è tenuto un incontro in diretta televisiva tra i due primi cittadini delle città di Napoli e Genova, insieme con le rispettive autorità di sistema portuale. Al centro delle riflessioni il rapporto fra città e porto, visto da due capitali marittime. Noi abbiamo fatto davvero tanto in questi anni, un lavoro importante di sinergia istituzionale, di rilancio del mare in tutte le sue componenti, il turismo, le merci, l'industria, il rispetto dell'ambiente e anche utilizzare al meglio tutti i punti strategici del mare, perché a Bagnoli ci sono alcune opportunità, al centro ce ne sono altre, nell'area orientale altre ancora, e le risposte sono straordinarie e soprattutto i napoletani si stanno sempre di più appassionando del loro mare.